Questa strada qui, la tragedia. È questa strada qui che non riescono risolvere il problema. a risolvere il problema. Sì, qualcosa bisogna fare comunque. L'altro giorno per poco mi mettevano sotto qua. Anche in fase di sorpasso. La notte vanno anche a 200 km/h. Fanno le gare di corsa con le macchine, fanno le gare di corsa. È un ragazzo molto simpatico, una chiesa che era meravigliosa. Qualche cosa che io non riuscirò mai a scordarmi. Questo posto potrei mettere quanti ragazzi che sono morti. E lui è l'unico che fino adesso io non lo posso più scordare. Questa tragedia fa riflettere, no? Esattamente. Sono cose che ricapitano ai giovani, da tutte Vanno educati meglio. parti. Pensi che con questa tragedia si deve calmare questi giovani. Qual è il tuo ricordo di Daniele? Sempre un sorriso stampato sulla bocca. Voi che siete giovani, che idea vi siete fatte di questa tragedia che ha sconvolto la comunità? Una brutta impressione, brutta. L'idea purtroppo è assurda. I ragazzi quando bevono non si dovrebbero mettere al volante. Educazione stradale in primis. Alle mamme non si può dire niente, non ci sono parole. Purtroppo è una tragedia così grande che tutta la comunità è sconvolta. Sono cose che non dovrebbero mai succedere, mai. Qui tutti conoscono tutti. Sì. Certamente, il Vallo è questo e ci conosciamo un poco tutti, anche se sono paesini distanti, però la comunità è questa. È una ferita che È difficilmente. una ferita che difficilmente si rimarginerà.